Non apriamo gli ospiti. Ok, che io ho capito questo. Apriamo gentilmente le gambe. Apriamo lo spazio per far entrare gli ospiti, eh? Ecco chi stanno arrivando. Ecco. Oggi mi sono vestito in tema, eh? Oh, sto vestito bene oggi? Venite qua. Simo, non sì, chiedi scusa. Che ho fatto? Sei un bel porco. Eccoci qua, facciamoli sedere, gentilmente ci sono due sedie. Arriva le sedie per gli ospiti. Eccoci qua, ragazzi, siamo qui con gli Slinks. Un minion. Botto? Boh, non so. No, però posso dire spacca, eh? Passa freddo. No, posso toccare? No, stammi lontano. No, ho volevate vedere i miei muscoli. Dai, vediamo. No, quello dopo, dai. Ok, dopo, no, solo perché Valentina la vedevo bella. Vieni più in qua che non ti si vede. Vieni più in qua, venite più vicini tranquillamente. Eccoci qua, ragazzi. Come state? Tutto bene? La sta andando bene la vostra vita? Sì, tutto bene. Bene. A parte te che ci inviti, poi ci pacchi. Io? Davvero? Sì. Quando? Sempre. Ma qui io? Giura. Adesso chiedi scusa pubblicamente. No, giura che non è così. Quando? Non ci siamo mai baciati? Oggi. No, aspetta. Cambia sempre i giorni. Ma non ci siamo mai baciati? Ma cosa c'entra questo? Spaccati? Spaccati vuol dire baciare, no? Sono a Roma. Io sono romano, lo sai? Sì. Non si sente l'accento, però sono romano. Facci sentire un po', dai. Au. Ma va. Vabbè, per dire, eccolo! Ma che di sto muscolo, Valentina! Valentina! No, comunque, allora, quando avevo paccato? Quando è che avevo balzato? Bro, cioè hai detto no, oggi ci sono tutti, venite. Ah, certo, perché tutti mi hanno balzato. Ho capito. Poi la live non è colpa tua. No, certo. Sentiamo Alexi, che Alexi, certo, è persona di parte. Alexi, avvocato. Alexi è la persona di parte. Non c'entro nulla, non so nulla. Ma tu sei un pezzo di merda, eh? Tu sei un pezzo di merda, che ti allontani dai problemi, eh? Bravo, complimenti. Questo è un vero amico nel momento del bisogno. Allora, Rosso, siamo mettere biscotti? Te l'ho mai detto? Ciao. No, mi dicono di più Ligliacci. Ligliacci? Alexi, potresti farmi vedere gli Ligliacci? Non sai chi è? No. Il mio gemello. Cosa fa gli Ligliacci nella vita? Canta. Certo, conoscevate gli Ligliacci? Anche Moise Ken un po', poco. No, dai, questo no, non si assomiglia neanche un po'. Ma come no? No. Non è che noi tutti neri siamo uguali. Il nero uguale, cioè, sono delle differenze, bro. Non devi uscire dal personaggio. Rientra subito in live senza ridere. Era più che altro per le treccine, non per il fatto che fosse nero. Cioè non per quello. Era solo, ma ci sta, dai. Non per altro. Voi che avete giocato a calcio, vabbè, perché avevo tutta nella sfida, però vabbè, no, era? Non gioco, t'ho battuto anche se non gioco. Tu giochi a calcio? No, venite in God League. No, perché mi sono fatto male. Sì, cioè, il tipico ragazzo che doveva rigiocare al Milan e poi si è fatto male al crociato. No, però non è quello, dai. Cioè, no, quello è la scusa. Okay. Facciamo una gara, c'è una palla da basket, palleggiamo. Rino, guarda, basket. Sì, guarda. No, vabbè, allora porta un peso. La piccolina, se sei forte la sai gestire la palla. Sì, ma cosa c'è? Dai, facciamo una sfida, aspetta, fermi un attimo. Ma di canestri? Vai. No, la sfida di palleggi, sfida di palleggi. Alexi, musica brasiliana. Non posso. Non puoi? Non sono fatto male a te. Vai te? Con i piedi? Vai, con i piedi, con i piedi. Vai prima io? Quanti bisogna farne? No, è finita di più. Un po' di spazio. Alexi, musica brasiliana. Vabbè, ma lui è ambidestro, non vale. Vai, toma. Cosa devo, ragazzi? Sei una pippa. Sei una pippa. Tentativi. 4, 5. Un po' di ancia. Dai. Vai, siamo a 7, occhio, eh. Io avevo fatto 10, ricordiamo, chat. Oh, guardate me, sono andato perché vince. Come 10? Ne hai fatti 8, bro. A 10, il primo.
Tiro 10. Ciao Rosso. Ciao Rosso. Ciao Rosso. Hai capito? Flex questo, capito? Perché ti sto addome? Eh? Che non ti, hai visto? Ma io ho un bel addome per quello. Voi fate anche palestra? No, io qualche volta qualche... non riesco. Aspetta che è caduta di letta, l'immaginavo. Porca puttana. Bro, ho visto un canestro che dovevo farlo. Potresti tenere in mano questa? No. Te? No. Se te faccio canestro con diretta. Allora, torniamo un attimo tra di noi. Ma c'è la testa del Rosso. Porca puttana. Fermi un attimo, scusatemi ragazzi. Oh, eccoci qua. Bello, vi piace? Ah, bello, molto bello. Allora, avete mai giocato a basket? Basket, sì, però io sono scarso. No, non c'è, cioè, non bisogna essere forti o scarsi perché c'è una sfida. Chi vince questa sfida, quanti soldi sono? 200.000 euro? Alexi, Alexi, vabbè, un tuo mese di Twitch. Alexi, non faccio 200.000 euro in un mese. Alexi finanzierà... Alexi. Perché devi interrompermi e dire ste puttanate? Chiedi scusa gentilmente, punto uno. Chiedo scusa per aver detto all'Inps quanti sono. No, non è, non, okay. non è qua. Torniamo tra di noi. Alexi, finanzia... Chiedi scusa di nuovo a tutta la chat che mi ha interrotto nuovamente. Chi è che finanzia, chi è che finanzia la sfida? Tu. Perfetto. è una sfida di basket, bisogna fare canestro. È molto molto semplice. Vediamo chi fa più canestri. Su 10 tiri, sono 10 tiri a testa, 5 tiri a testa facciamo, ok. Chi fa più canestri vincerà dei soldi, che sceglierà Alexi, quindi non saprò nulla. Dove la palla, gentilmente, ragazzi? Sembra la stessa di prima. Sì, sì, la stessa palla di prima. Vuoi fare due squadre? No, 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 io contro loro. Ma da dove? Dove la palla? Maradona? No, ma da dove? Ah, da qua, da qua, guarda, questa, mi metto indietro. In caso mi quadrami con l'altro, Alexi? Comunque la cava. Oh, sono forte a basket, non sembro. Ci siamo? Vaffanculo! 1 su 5, vai. Cioè, 0 su 5. 0 su 1. 0 su 1. 0 su 1. Ciao 0 su 2. Ma ce la facciamo, ciao a te? 200.000 euro? No, facciamo 10 sub. Vabbè, 3, 0 su 3, ma vabbè. Facciamo 5 sub. C'è 5 sub, eh? 5 sub, ciao gentilmente. Allora, sta venendo una crisi. Bello! Questo vale 2. Ci sta. Ma porca puttana troia! Fermi un attimo, scusate, ho avuto il quadro. Fai veramente schifo. Vabbè, oh, 1 su 5, posso dire? È il tuo momento, vai. Aspetta che mi siedo qua per io. Vamos! Vamos! Per bere dentro. Vabbè, 1 su 2. Ma gioca lui per tutti e due, no? No, 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 no. Ha un'ultima classe, no, vero? Potrei, potrei perdere per ora? Potrei? Due? Due su tre? Tu ne hai fatto uno. Sì. Tre su quattro. Tu hai certo. Giocato a basket. Hai giocato a basket? No, ma... Poi. Bello. Non ho rotto nulla, non sto facendo l'acqua, ma non ho detto nulla, non è importante. Vai, il tuo momento, vai! No. Oh! Uno su 5 su 5 su 5 su 5 su 5 su 5. Vamos, vamos, ci credo chat! Ci credo chat! mi sa che ho perso, Così di piedi, posso dire? Posso salvarti, oh. Come mi salveresti, scusa? Questo è l'ultimo. Facendo 4 su 5. No. Ok, lui si bravo. Ok. Scusami, No, perdi. Vabbè, ma non era così importante. È una sfida solo per una sub. Non dico più, dai. Una sub. Voi avete un canale Twitch? No. Perfetto, non ci sarà nessuna sfida purtroppo, cioè nessun premio ragazzi. Se volete, quando è la soglia massima di soldi che avete donato? Cioè, dato a una persona? Cioè, boh, così più simpatia. Devo essere sincero? Sì.
20 euro. Ma a chi, scusi, la vera domanda è a chi? È una persona. Cioè uno è passato 20 euro? No, cioè... Potresti, posso dire? Potresti oggi svoltarla, eh? E far vedere davanti a te che sei una persona... Cioè, con un buon 21. Cuore. Vabbè, cioè, me l'ha chiesto, gli ho dato 20 euro, magari. C'è 21 euro? Adesso qua? Sì. No. O l'Iban, se vuoi. Guarda che non funziona questa cosa qua. Sei tirchio? Sì. Tantissimo. Niente! No! Che è morto! Ho spaccato il bidello. No! Che è morto! Che è successo? Non so cosa sto facendo. No, era il coso. Vabbè, ma non è importante, non è importante, non è importante. Se prima il caso è il coso per i punti. Pensa se fossi inciampato. Follia. Allora, eccoci qua. Quello che stavo dicendo, sembro... Cioè, con la padana sto bene? Sì, sto bene. Ok. Allora, voi avete avuto a che ma fare... Ma la collana è vera. Certo, tocca. Come? Cosa è? Pesa, vabbè, cioè, perché porto un peso importante per questo. E no, comunque stavamo dicendo, voi avete avuto a che fare con tantissimi influencer, presumo, nella vostra vita. Sì. Ok, vabbè, avete conosciuto un po' di influencer. E, volete raccontare, cioè, raccontiamo una storia a testa adesso, senza fare nomi di influencer, di una situazione strana che è successa con qualcuno. Ci sarà una situazione strana con qualcuno che è successa? Strana. Strana può essere qualsiasi cosa, che te la sei chiamata tipo al release party e poi l'hai buttata nel cestino. No, cioè, per dire, questo è l'esempio. Non è mai successo una cosa del genere? Non ci vuole essere mai. Mai? Invece Simone Berlini è pieno e ce ne racconterà una. Io cosa? Simone Berlini è pieno e ce ne racconterà una. Ma senza far nomi, raccontane una. Ma poi la capisce questa persona qua. E questa persona qua... Racconta, ma la chat dovrà capire, faccia così, tu spiegala e la chat dovrà capire il nome della persona, vai. Ma non lo capisco, no. Fallo. Sto pensando, posso... Io ci ne ho un minuto per te. Io ce ne ho una, mi ricordo che circa un anno fa una nota influencer ex di un altro influencer, ok? Impossibile, mai fatto l'ex mio amico. Non era mio amico. Io ci ha provato sbudaratamente con me in una serata. Ma l'ex di Fube. L'ex di Fube? No, l'ex di Fube. Ma l'ex, no, sì, quello è vero, ma non è un'altra storia. È un'altra storia, letteralmente. Però l'ex di Fube te la sei fatta. Non me la sono fatta. Oh, allora vi spiego la storia. C'è sto stronzo e l'altro stronzo dietro che beccano ste due russe in strada, ma non due puttane. Cioè, due ragazze che avevano voglia di cazzo. In ok. Strada, dentro il gatto. Fuori dal gatto, l'avete beccato, gli fai, oh, andiamo. Queste qua in inglese fanno yes, yes, yes. My e God. Loro mi fanno. Io con sei persone in macchina, le accompagno in casa di questa pezza di merda, ok? E dico pezza di merda perché mi sta sul cazzo, ok? Le accompagno tutto a casa, li faccio scendere a loro. Salgono in casa nel mentre io parcheggio con la ex del Fube, che è un altro ragazzo, e andiamo a bussare dopo il ragazzo dopo aver parcheggiato e dico qual è il citofono, e Simo fa adesso chiedo se mi fanno salire, non ci hanno fatto salire in casa. Allora io sono costretto a farmi un viaggio con la ex di mio amico e l'ho riaccompagnata indietro e non me la sono baciata. Non ci ho fatto nulla. Il giorno dopo è venuto a prendermi. Ma lei non c'è, non può intervenire. Ma infatti lei non si può chiedere a lei se... Ma non l'ho fatto... No, Guarda che la tua faccia... Cioè, guarda, è guarda. C'è il nome del... C'è il numero del Fube, te? Sì. Come si chiama? Fube. Chiamare Fube. Sentiamo. Parlaci te. Parlaci te. Fai te la domanda se ho fatto qualcosa. Oh, Fube. Dimmi. Ascolta, devo dirti una cosa. Però... Sì, me lo vado a rifare domani. Okay. No, non il naso. No, non il naso. No, giuro su che. Giuro non è il naso. Su Dio, non è il naso. Non è il naso, Fube. Abbiamo scoperto chi si è. Intanto ho spoilerato che domani si rifà il naso. Ma non si rifà il naso domani. Oh. Chi è quella? Oh, no, fratello, mi metto. Vai. Mi metto una brutta cosa, fratello. Si vede la chat. Chiama Fube, vai. Ci siamo? Guarda, sentite. Che poi devono inventarsi sul conto mio. Che cazzo vuoi? Fube, abbiamo scoperto una cosa. Che scoperto, dimmi. Quella sera lì non è stato il rosso a farsi la tua ex. Sono stati gli slings. Vabbè, loro possono, bro. Allora sono un pezzo di merda. Perché se fossi stato io invece. Allora spaccano, bro. Tu sei uno sfigato. Sai che me la sono scopata?
Pezzo di merda, lo sai? Io ho un video della macchina di Fube, le manate della tipa che escono dalla macchina. Il problema è suo, che non si è scopata gli sling, si è scopata te, bro. Pezzo di... Oh, fiatella! Vabbè, avete mai fatto sesso due? No. Cioè, tra voi due, dicevo io. No, tra voi due. Era solo curiosità, perché prima Valentina insisteva nel chiederlo. Avete mai fatto un tag team, tipo, a letto? Cos'è un tag team? No. Si scambiavano? No. Scambisti? Tag team. Cos'è il tag team? Cioè, sapete cos'è il tag team? Prima uno, poi l'altro. Mai. Tag team, sapete cos'è, chat? Tipo della WWE. Cosa vuol dire? Cioè, tipo una tipa in mezzo e la picchiate? No. WWE mi dici, scusami un attimo, pezzo di merda. Il tag team è quando sono due contro due, uno sta fuori dei due e sono un team. Ah, quello fuori dal ring e fuori dal letto, in realtà. Cioè, si danno i cambi, tipo. Sì. No, okay. Bellissimo. E ti servono per forza dare il 5 per darsi cioè, il cambio. Cioè, tu vai a caricarti, poi torni. Okay. Cioè, c'è quello detto che sta in giro e continua a segarsi nel mentre. Esatto. E poi nel mentre dopo fa... 5. Quello che si ammoscia per primo ha perso. Tu l'hai fatto, Rosso? No. Mai fatto. Alexi? No. Ma non l'avevo mai fatto. Ehi, non lo giuro su Cristo mai. Ma smetti! Ve lo giuro, avete che fare con la persona. No, lui l'ha fatto. Visto, bravo! Inizio ad inquadrarti. Cristiano Ronaldo. Non è che giuro su Cristo. Ronaldo, credo, no, Cristiano Cattolico. Credo abbia... Credo l'HIV, secondo me. Possiamo fare un appello pubblico? Cristiano Ronaldo, secondo me, ha l'HIV. Ci devo precisarlo. Voi, secondo voi? Perché? Però pensa che se mi dovesse denunciare. Cizia, Cristiano, Romeo, Ronaldo. Alejandro. No? Alejandro, Ronaldo ti ha denunciato per diffamazione. Cioè, sincero, me la godrei. Poi quanti soldi sarebbero sudati? 8. 8 cosa? Milioni? 8.000? Milioni. Milioni? Questa è la domanda tipica che fa il nostro ragazzo, cioè mio e suo, siamo una coppia aperta, Francesco Minutella, Fub, chiede sempre, quanto è stato il vostro guadagno massimo in un mese? Più o meno, sopra i 50, sopra i 20, sopra i 10, sopra i 30, sopra i 100. Non si dicono questa cosa. Io cioè, rispetto. Non vedi che non flexo neanche, io sono tranquillo tutto. Non so come te che metto il collane. Io? Tu la testa, figo, prima eri tutto umile, adesso fai il fenomeno. Tu ti sei montato la testa, bro. Ti sei montato la testa. Devi tornare utile, bro. Ma sei te? Io voto Nico. Invece tu, guadagno massimo. Ma beh, hai capito? Non si dice, arriva lui da sottofondo e fa il tuo guadagno massimo. Lo dico io? No! Non ho mai avuto un lo guadagno. Lo dico io? No. Io sono curioso, da cioè. È tutto una gag. No. Però comunque tutti i soldi ce l'hanno i suoi genitori. E gli danno tipo lo stipendio ogni mese. Davvero? Ti danno paghetta. Veramente? Sì, 1500 euro al mese. E tutti i soldi vanno i miei. Cioè, infatti, cioè, i miei sono abbastanza felici nell'ultimo periodo, non so perché. Cioè, mi ringraziano spesso. Vanno a far vacanza. L'altro giorno mio padre ha comprato uno yacht. Sì. Cioè, l'altro giorno ho detto, papà, mi dai 20 euro di paghetta? No. Ma sono miei. Esatto. Vediamo se la chat azzecca. Ciao, secondo voi? Ma è loro, non il mio, Poi non lo dite, però sono curioso di vedere. Leggete la chat e ditemi se c'è la cifra. Ok? In che senso? La chat scriverà la cifra massima che secondo loro... Ah, ok. In un mese. Sì, in un mese, ma non io, ragazzi, gli slinks. Ma che dita lei? Cioè, nel senso, scusami, Io quanto ho guadagnato? No, tu sei un porco, innanzitutto, Tu sei un porco. Tu sei un porco, veramente, è indicare, no? Che dita lei? Leggete, state leggendo? No. Secondo voi è giusto? Sì, ha azzeccato qualcuno? Qualcuno ha scritto, più o meno. No, troppo così. No, alcuni stanno esagerando. Non stavano. Non siamo calciatori, sì. Ah, è vero, perché voi dividete. Sì. Cazzo. Che merda, avete mai pensato di ammazzare l'altro? Lui si guardano. Cioè, sincero, cioè, quando tu vedi l'importo totale e poi dividerlo in due, capito? Io mai. Vabbè, ma non può nemmeno. Ma hai pensato di dividere o di ammazzare l'altro? No, vabbè, cioè. Di ammazzare l'altro. Ci sta. Invece Valentina prima sapete che Valentina è un pochettino strana. Prima iniziava a venire da me e ha iniziato a dire che ha creato questo format per voi. Presentalo pure. È il tuo momento. È un attimo in difficoltà perché è la prima volta che presenta un format. L'abbiamo messa nelle veci di presentatrice. Vediamo come si comporta. Ed è feci? Io non lo so il format, non me l'hai detto. No. Vado. Cosa stai dicendo? Temporeggio? Ah.
Non se lo droga. Quello è il simbolo di... dell'album. Ci sta di Red Bull. Rosso, tu non stai spaccando. Non mi piace sta cosa, che non sei la nostra canzone. Allora, no, parte scherzo. Sì, no, no, sai. Sì, no, la conosciamo a memoria, guarda. Certo, guarda, rimettila. Le scarpe non le allaccio, non mi serve, non lo cappo. Perfetto! La sai. La so, chat. Voi sapete far freestyle? No. Non posso dire. Tu sai far freestyle? Io sono... Freestyle serve allenamento, se tu non ti alleni, poi non puoi andare a fare le parti. No, io sono bravo. Io contro di te. Io non sono capace. Cioè, se io ti metto una base... Non sono... Cioè, non sono un freestyler. Capito? La musica di oggi. Questa è la musica di oggi. No. Cioè, Valentina è molto brava al freestyle. Sì. Vuoi fare freestyle? Sei pronta? No, scherzo. Okay, sei pronta. Simone, non te lo chiedo manco perché... Io non sono capace. No, no, freestyle. Davvero, cioè, vi imbarazzate, cioè, nell'essere... Cioè, fa schifo. Cioè, molto più semplice di ragazzi. Non so farlo. Ma, no, stavo dicendo... Sapete fare beatbox? No. Una gara di ballo. Dai! Vedi? Sai ballare? Secondo te. Sai ballare? Sì? Sa ballare palesemente. Fai tutti i balletti quelli. Cosa? Fai tutti quelli così veloci. Sicuro. 100%. Non fa quello. No? Mazza, che balletto di merda. quanti anni avete, scusate? Io? Sì, sono a 1000. No, non ho capito io, scusate. Tanti. Tanti? 30? No. 27? No. Ah, 12 età? È un segreto? Tu puoi dire l'età? Ma quanti tu? Vabbè, no, siete distrutti. Cioè, posso dire... Quanti anni hanno secondo voi, chat? Scusate un attimino. Ho indovinato anche questo. Un culo, ditemi se hanno azzeccato. Secondo me. Noi ho un 25. 42? Ho detto che hanno la stessa età. Stessa età? Sì. Siete fratelli? No. Okay. Abbiamo la stessa età. Spandi 56. 28. Spandi 56. 56. 42. Stavo dicendo una cosa alla chat, scusate, vediamo lo spam, cioè vediamo i messaggi che arriveranno. 56, che cazzo dite? Tutti tra l'altro. 50. 56? Vai, così è troppo. 56, cioè scusate, voi quando avete finito la scuola? Bro, cioè, non l'abbiamo fatta ancora. Non l'abbiamo fatta. Quando avete iniziato con la musica? Sono rotto il cazzo. Quanti anni hanno gli Slinx? Non c'era mai. 2016. 8 non so, sembra falso, eh? Chat, ma veramente non si sa proprio in giro sta roba, non l'avete mai detto in nessuna intervista? Sì, certo che saprà. Vai, presentatrice, vada pure, vediamo. No, non lo trovo lì. Ma no. Che cazzo è? Per fare TikTok. Cioè, io la posso attaccare ovunque? No. Ok, no. Sono siamo giovani. Stacca. Ok. Un attimino la tosse, scusatemi, fa parte del gioco. Avete capito quando le persone scorreggiano in pubblico? No, dai, però. Se non è verso... No. 2016? Hai visto? Ho ragione. No, ragazzi, perché vi allontanate? Oh, canestro. Canestro 5 alla testa. Porca puttana. Torniamo alle droghe. Trovato? Visto? Qua la chat dice 28 e 29 anni. Non lo so, chat. Può darsi, eh. 2009. Ah, 2009. Beh sì, lui si vede che, cioè lui sembra molto più giovane, lui sembra anche 2001, lui sembra ventenne, capito? Vai, già più vecchio lui, secondo me. Secondo... Quanti tatuaggi hai? Tutto il corpo? No, non tutto. La minchia ce l'hai tatuata? No. Nato nel 2016. Hai visto? Hai visto? È nato nel 2016, ma quando avete iniziato... Quando avete iniziato a far musica? Tipo 6 anni fa. 6 anni fa? 5. Quindi quando avevate 19 anni? Guarda che non è che si prova. Basta, ma perché devo fare beatbox? Ma che cazzo ne frega? Un po' di mistero da pensare, non è che... Oh, ho fatto una domanda interessante. Sì. Come vi siete conosciuti? Abbiamo nello stesso paesino di provincia. Dove? In provincia di Brescia. Ok, ma quanti anni fa? Tanti match. Un po' di anni fa. Un po' di anni fa, ok. Ma tipo quando avete 12 anni? Ma bro... Ma quando avete 12 anni vi conoscevate già? No. Quando erano piccoli. Vabbè, niente. Quindi potrebbero avere anche 12 anni, ragazzi. Un anno? Ah, un anno vi conoscevate, questo lo confermate? Questo... erano gente che cantava. Avete più di 12 anni, per dei scherzi? Confermate? Più 12. Ok. Più di 18? Ma sei così disperato. Sì. Ma sono curioso. Cioè, io sono curioso. Basta, beatbox. Ma come spiegate che... Loro vanno dai 18 ai
68. Quindi il range lì. Meno di 30. Meno di 30. Secondo me sì. Dai 25 e 30. Sì. Ma per me lui wow. Per me lui ha 25, lui 31 in realtà. No. Comunque, devo fare beatbox, ma davvero, non... Voi sapete fare beatbox? No. Tu? Se faccio beatbox, canti sopra? No. Ma, tipo, ripeti una parola in loop con una melodia. Rosso. Capito? Rosso. Va bene? Rosso. Simo, tu gli dai una mano, va bene? Ci sei? Io cosa? Gli dai una mano. Ok. Dagliela. Cioè così, mentre canta... Bravo, no, non state con la mano gentilmente. Cioè, vanno così tipo se riuscite. No, dai. No, ok. Ma era solo per sapere. No, allora, sei pronto, Simo? Che devo fare? Io faccio beatbox e tu canti sopra. Quindi facciamo vedere. No, non sono capace. Devi dire una parola. Alexi, digli una parola gentilmente. Durdu, devi dire Durdu. Durdu, ok. Durdu. Io faccio beatbox, ok. E tu dici Durdu. Ok, al ritmo, ok. Ci sei? Un saluto albanese a tutti gli albanesi che ci guardano, ragazzi, perché ogni tanto c'è lo spam di albanesi. Allora. Durdu, ma cos'è? Alexi, vai te gentilmente. Vai. Durdu, devi dire solo Durdu. No, lui rappa in francese, ragazzi. Ci sei? Ci siamo. Ci sei, Alexi? Se riesci a fare, fai anche il tenore un attimo. Sì, ci siamo, vai. Allora sono stronzo pezzo di merda! Questo è un infame, posso dire? Mi ricordo di questo gesto, eh? Sono bravo, secondo voi? Sì, io volevo andare a Italia's Got Talent 10 anni fa. E poi non sono vestito così a fare beatbox. Io devo fare il collegio. Avevo inviato almeno al collegio. E poi? E poi ho cambiato idea, cioè non l'ho inviata. O non ti hanno preso? No, non mi hanno inviato i miei genitori, è diverso. Cosa? Non mi hanno fatto andare i miei genitori. Però ti avevo accettato? No, non mi hanno fatto andare i miei genitori. Ma sei inviato non ho mandato la mail. Non ho mandato la mail. Ah, okay. Volevo mandarla. Esatto, bravo. Giura? Sì. Però pensa che ti ho collegato. Immagini lui. Io che mi seguo al collegio nei banchi, io qui vado in giro. Con Rebecca Parziale? Io, mamma mia, sì, su di lei. No, con lei. Tutte assieme. Vabbè, non è così importante. Allora, comunque, Rebecca Parziale è più grande di loro, secondo sì. Wikipedia. Secondo Wikipedia è più grande di voi, Rebecca Parziale, conoscete? Sì, so che quanti anni ha? Aspetta. Non ti dico, sicuro? Dove te la faccio? 2007 lei, conosco. Te non conosci Rebecca Parziale? Io i nomi di... Alessia Lanza? Sì. Hai visto che sei un porco, lo sapevo. Ma sei un porco, ma si sa, si vede, ragazzi. Tutte le cose. La conosco. Cioè, ok, adesso faccio altri nomi. Alexi, dimmi un altro nome di influencer. Mamma mia, che aiuto dalla regia. Giorgio Malerba? No. Vabbè, ci sta, posso dire. Perché? No. Ci abbiamo vinto una follia. Sto sistemando in pantaloni. Mi sono di merda che mi arriva di qua e il suo profumo che arriva di qua. Mi fanno così. Ma che schifo. Perché? Bro, non spacca questa cosa. No. Non è troppo. Sai che devi sai fare il beatbox sul culo? Fai vedere. Ci sta. No. Tre volte, non me. Che ma guarda che non puzza, venite. Oh, chat, puzza sì o no? Ma perché? Facciamo che stiamo qui un po', da. Gil Bernardo lo conoscete? Sì. È colpa sua se hai iniziato a scoraggiare il live. Hai visto? Hai iniziato a scoraggiare per colpa sua il live, ragazzi. Solo letteralmente colpa di quello. Grazie mille, grazie a Cirinco. Ho bloccato gli alert, scusatemi ragazzi, non partivano gli alert da un po', partiranno ora, li skippo tutti, grazie mille, grazie a Cirillo per i 5 abbonamenti, la mia canzone l'avevo già fatta sentire ragazzi, ma non è importante. Allora, Simone, è arrivato il momento di ringraziare e passare i prossimi ospiti. Li ringraziamo dopo? No, loro, ringraziamo loro, ok, assieme. No, ma dovevamo ringraziare assieme per bene, ok? Dovevamo ringraziare assieme. Ringraziamo! Basta. I Slinks sono i più forti della serie. Grazie mille, un applauso agli Slinks, ragazzi. Grazie mille per essere passati. Scusate se vi ha scorreggiato in faccia. Scusate per la scorreggia. Una persona di merda. Grazie mille, ringraziamoli.
Ciao raga. Valentina, posso dire tutta colpa tua? Perché?